Bella ragazzi, questo è un video un po' differente rispetto ai metal detector, però la zona è, diciamo, può essere la stessa. Intanto saluto tutti quanti i cercatori di tesori, treasure hunter e i followers. Ritornando al discorso, questa è una bella zona nella vallata del Santerno, dove spesse volte io vado al fiume. Dov'è? È praticamente a Cognale. Vedete? Qui si vede la freccetta. Per avere un punto di riferimento, guardate da Google Earth come si vede nella freccetta il fiume Santerno e tutto attorno. Vedi? Qui in estate si riempie di bagnanti. La zona è bellissima. In estate è anche un po' più fresca rispetto alla città e il silenzio è fenomenale. Vedete? Il fiume gira di qui, passa di qua. E infatti, quando passate su per la Montanara, la statale Montanara, vedete che ci sono proprio in queste zone qui, sia nella direttiva di Castiglioncello, sia nella direttiva un po' dopo di Cognale, tante macchine parcheggiate sulla strada che finiscono qui a bagnarsi, prendere il sole vicino alle sponde del fiume Santerno. Allora, come punti di riferimento, vedete la freccettina che si muove, questa, vedete la freccia, seguitela, dove c'ho il dito, la seguite, seguitela bene. Questo è praticamente il ristorante della Faina, dove si mangia molto bene, hai capito? Poi proseguite, vedete la freccia, qui c'è, diciamo, il parcheggio dove lavorano l'arenaria, la pietra serena, proprio famosa delle nostre zone, nel quale a Firenzuola trovate tanti cantieri dove sono proprio dedicati per la lavorazione della pietra serena. Vedete la freccetta che si muove, questo è il parcheggio. Cosa potete fare? Per andare al fiume dove vado io di solito, praticamente prendete giù da questa stradina, lasciate alla statale che passa di qua, che poi ce ne sono tanti altri di posti buoni, tutti qui nella zona del Santerno sono tutti posti bellissimi, tranquilli. Poi se andate dove c'è la zona di Castiglioncello, il paese abbandonato, lì c'è pure una piccola cascatina, che quando c'è acqua c'è la cascatina che viene giù dal rivalone. Perciò, tornando a noi, qui si va avanti, si prosegue, vedete dov'è la freccetta? È qui. Si prosegue e dopo, andando giù, si passa sul ponte del fiume Santerno, vedete? Poi costeggiate questa stradina mezza ghiaiata e potete già parcheggiare in questa zona qui. Dopo, vedete sempre la freccetta, si potete venire giù qui a piedi, attraversate il fiume, che avevano messo due tronchi grossi che si poteva passarci sopra. Poi invece, con le ultime piovute di due o tre giorni fa, sono stati portati via dalla fiumana, e dopo potete mettervi qui, che è una zona bellissima. In questo spiazzalone qui ci sono anche due o tre pietroni, noi di solito ci mettiamo qui e in estate è pieno di gente. Poi dopo, hai capito, proseguendo su in macchina potete parcheggiare qui, vedete che adesso lo metto in centro, e qui, andando su di qua, c'è una strada che va a basso, una strada più grande che va a destra, vedete, andando su di qua, vedete che si intravede
adesso si intravede una piccola stradina, adesso prova a ingrandire, prova a ingrandire ancora, ecco, si vede meglio così, vedete? Si vede una piccola stradina, guardate, vedete, una va a basso, una va a destra, più larga, qui si intravede una piccola stradina che passa di qua. Io adesso vi do anche le coordinate, 440908 nord, 112702 est, livello, altezza sul livello del mare, siamo sui 306 metri. Perciò, andando avanti, vedete, per questa stradina qui si può venire su a piedi, la vedete anche, punteggiate le coordinate, proseguite la stradina, qui c'è una piccola curva dove qui passa il rio, qui a basso, questo è il rio, poi proseguite su per la stradina, vedete, qui c'è una curva, qui c'è uno strappetto abbastanza in pendenza, poi proseguite, vedete, proseguite, 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 proseguite ancora, vedete, qui va giù che c'è un po' di parcheggio, se uno avesse un fuoristrada buono e che è capace di usarlo bene si potrebbe arrivare anche in fuoristrada, ma attenzione che è meglio a piedi, perché fate una passeggiata se ci volete andare, e poi è anche un po' pericoloso col fuoristrada perché ci sono degli alberi in mezzo alla strada. Poi si prosegue qui, si prosegue qui, vedete, si prosegue qui, e qui c'è un piccolo castagneto con questo boschettino, vedete, qui c'è un piccolo castagneto con questo boschettino, ecco. Poi dopo ritornate giù e fate a piedi a retroverso, naturalmente se uno ci vuole andare attrezzato bene, scarpe da trekking, e fate attenzione a non scivolare nelle rive, giù per le rive. Vedete, poi dopo si passa da qui, uno ritorna indietro, e qui si ritorna praticamente di fronte al fiume. Fiume Santerno, tutta la vallata del Santerno è meravigliosa da vedere. Noi quando abbiamo una domenica di tempo facciamo un giretto su per la Montanara a dare una bella vista a tutte queste belle vallate del fiume Santerno. Bene, il video l'abbiamo fatto. Noi quando possiamo in estate facciamo una scappatina qui al fiume, magari ci si vede. Saluti a tutti quanti.